L'amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa e la cooperativa sociale Etnos nella gremita sala di pietra hanno presentato il progetto rivolto ai disabili adulti che si svolgerà in un arco temporale di un anno, suddiviso in 3 giorni settimanali per 3 ore pomeridiane e coinvolgerà 10 persone. In sala presenti il sindaco Giuseppe Eppolito, l'assessore alle politiche sociali Palmina Lorè, il presidente della cooperativa sociale Etnos Fabio Ruvolo, la responsabile del progetto Giuseppina Amico, numerosi consiglieri comunali e alcuni genitori dei partecipanti. Il principio guida di questo progetto, anche grazie all'indirizzo che ha dato il gruppo, diciamo, l'associazione che si è aggiudicato il progetto, è quello di realizzare un progetto diffuso e non un centro, diciamo, fisicamente individuato. Questo perché diciamo, l'iniziativa deve essere, come dire, vissuta all'interno della nostra comunità. Quindi questo è l'elemento ispiratore di questo progetto. Io sono contento che siamo riusciti ad avviare finalmente questa iniziativa, che speriamo sarà per un anno, ma speriamo che diventerà poi negli anni successivi un progetto strutturale. E questo si viene ad aggiungere a tanti altri servizi che sta potenziando, diciamo, le capacità nel settore sociale di questo ente, di questo comune che ha tanti problemi, ma che sta attenzionando profondamente il settore sociale. Le attività aggregative e ludo-ricreative organizzate dalla cooperativa sociale Etnos hanno la particolarità di far vivere a tutti coloro che partecipano la realtà locale. Il progetto Il Veliero della Solidarietà è stato scelto dalle famiglie di Santa Caterina Villarmosa. Il servizio è stato finanziato con le risorse aggiuntive che sono del 2022 che sono giunte nel nostro comune. È stata fatta una manifestazione di interesse per le associazioni iscritte al RUD, a cui hanno risposto 5 associazioni, e poi sono state le famiglie a scegliere la cooperativa Etnos. Il centro diffuso è stato realizzato all'interno delle mura cittadine. La volontà è quella di coinvolgere tutta la cittadinanza e far vivere i punti salienti di Santa Caterina. Sono previste infatti attività sociali di animazione con finalità di assistenza alle famiglie e di sviluppo di attività laboratoristiche, attività ludico-espressive e a carattere educativo e didattico. Le persone saranno impegnate in diverse attività che comunque vogliono vederli attivi nel territorio, ed è per questo che a noi piace definire questo centro aggregativo come centro aggregativo diffuso. Quindi i disabili non saranno semplicemente in gruppo in un posto chiuso, ma tenderanno a vivere il territorio e tutto quello che può essere fruibile durante le stagioni.